Biceglie nella storia d'Italia. Quanto è importante conoscere realmente la storia di ogni città? Ne parliamo con il dottor Fontana. È fondamentale. Noi viviamo oggi un tempo che ha una radice, un'origine, e conoscere quella radice fa capire il mondo di oggi. Oggi affrontate un periodo particolarissimo della storia della nostra Repubblica e di questa città in particolare, quello che va tra la fine della guerra, la Seconda Guerra Mondiale e le prime elezioni libere. Perché avete concentrato l'attenzione su questo? Perché è un periodo poco conosciuto, invece molto importante. La nascita della democrazia, la caduta della dittatura, il momento tragico del passaggio, momenti fondamentali per il futuro della nostra nazione. Un futuro che nasce appunto in quei giorni. Quei giorni Biceglie che cosa ha vissuto in particolare? Il 25 luglio ci fu una grande gioia e poi dopo quel periodo i tedeschi e poi il ritorno della democrazia con gli alleati e poi l'ebbrezza della votazione, la prima votazione quando ancora l'Italia era un regno, il 31 marzo del 1946, prima che ci fosse il referendum, quando ci furono le prime elezioni libere dopo 20 anni di dittatura.